Cioè, nelle nostre realtà sonnacchiose di Sesto, Calenzano, gli altri comuni della Piana, ogni tanto c'è qualche lampo, c'è qualcosa che illumina, che muove e che agita un po' le acque. A Sesto è stato il Dadartè, a Calenzano è il Dennis Bar. Sì, esatto. E davanti a noi c'è Dennis, l'ideatore di questa apertura, di questo locale. Ok, noi siamo una realtà un po' particolare, siamo un locale che fa ristorazione, e siamo presenti anche la mattina e a pranzo, ma soprattutto il punto di forza è la musica dal vivo. Noi cerchiamo di curare vari generi e ospitiamo sia jazz, rock, blues, anche musica classica. Abbiamo un piccolo palco che è allestito con un impianto fisso che può ospitare insomma persone eccezionali. Stasera in particolar modo abbiamo del jazz, buon jazz, trasparenze trasversali con Claudio Giovagnoli, Carlo Bonamico, Marco Barzanti e Filippo Giampaglia, che sono tutti insegnanti di musica e che vengono qui a realizzare diciamo un po' di tempo insieme a noi. È stato un continuo susseguirsi in queste settimane, in questi primi mesi, di gruppi che hanno suonato. Com'è stata la risposta della gente? Allora, la risposta è buona, vengono da più parti, anche da fuori comune Calenzano, quindi vengono da Sesto, da Prato, vengono anche da Signa, Campi Bisenzio, anche perché noi siamo agganciati a varie scuole di musica e ospitiamo appunto anche altri insegnanti. Nel tuo locale tu sei un ristoratore musicista o un musicista ristoratore, insomma, o tutte e due, insomma. Un po' entrambi, più musicista che ristoratore. Perché ieri abbiamo visto la cucina, la parte della pizzeria, quindi esatto. Insomma, siete attrezzati anche per fare delle cose. Sì, noi buone, lavoriamo insomma anche con dei catering, nel senso siamo in grado di fare anche catering all'esterno, facciamo pizza perché abbiamo forno e quindi requisiti igienici edilizi per fare pizza e cucina. E la cosa importante è che facciamo queste cene buffet per fare in modo che la gente si possa servire e avere un contatto diretto con la musica. Sarebbe un problema prendere continuamente le ordinazioni solo nelle serate nelle quali c'è musica dal vivo. Nelle altre serate il ristorante a tutti gli effetti. Noi cerchiamo di fare in modo che la musica abbia un ruolo rilevante, e anche perché per noi è importantissimo riuscire a dare un servizio e stare bene nello stesso tempo. Divertirsi è la prima cosa. Dal divertimento, dal piacere di stare insieme, nascono poi anche buoni sound. Non è un posto dove si fa musica per attirare gente, è un posto dove si fa musica e basta. E poi le persone vengono a sentirla e quindi stiamo insieme. Allora, il prossimo video lo faremo quando sarai tu a suonare. Ah, volentieri, grazie, va bene. Arrivederci.